La coltura del mais è soggetta a diverse avversità di tipo abiotico o biotico. Tra quest'ultime, la più importante in senso assoluto è la piralide del mais. Syngenta ha sviluppato una soluzione specifica che si chiama Ampligo, disponibile anche presso la rete dei consorzi agrari con il marchio Kendo Bioactive. Ampligo è una miscela di due principi attivi, uno con un'attività prevalentemente ovo-larvicida, che è il clorantraniliprole, e una lunga persistenza d'azione. Il secondo principio attivo, l'amdacialotrina, invece è un piretroide con una capacità, diciamo, abbattente elevata, quindi in grado di eliminare le larve già presenti all'atto del trattamento. Un altro vantaggio grosso di questa formulazione è la particolare tecnologia con cui l'amdacialotrina è formulata ed è la tecnologia Zeon, una tecnologia specifica di Syngenta. In cosa consiste? Le microcapsule del principio attivo hanno una dimensione tale che è un decimo delle microcapsule generalmente in commercio di tutti gli altri prodotti. Questo mi garantisce una capacità di adesione, di copertura della foglia superiore e anche dell'insetto, quindi l'attività prevalente di questo principio, che è un'attività di contatto, viene massimizzata da questo tipo di formulazione. Non solo, la microcapsula è ricoperta da sostanze fotostabilizzanti, quindi il prodotto viene anche protetto dall'attività del sole, quindi c'è un rilascio lento e un'efficacia persistente e duratura. La particolare formulazione di Ampligo mi garantisce anche una maggiore flessibilità di impiego, in quanto avendo il prodotto a lunga persistenza e l'abbattente posso giocare sul momento ideale di intervento. Inoltre, come abbiamo visto, la presenza dei due principi attivi mi garantisce il massimo controllo di questo insetto, universalmente riconosciuto da 2 anni di impiego in campagna. Da ultimo, da non sottovalutare, l'effetto collaterale sulla sanità della granella. Sappiamo che la piralide è un vettore attivo di trasporto della Fusarium, agente della produzione di micotossine. Con il controllo di piralide noi abbiamo un abbattimento della presenza di fumonisine significativo. Quindi, riassumendo, possiamo dire con Ampligo massima efficacia, controllo della piralide e aumento del livello di sanità della granella.